Quello che vediamo in questo momento è l'ingresso dell'Istituto Don Bosco San Polo, ex Istituto Salesiano, ormai, come si vede, viale totalmente abbandonato. Bene, guardate cosa i nostri cari palermitani che si lamentano dei rifiuti lasciano. Si lamentano dei rifiuti e lasciano delle riviste. Ovviamente chi abbandona queste riviste non sempre è un poveraccio, almeno non mi pare che siano riviste da poveri. Poi abbiamo abiti, abbiamo una sedia, abbiamo un materasso, abbiamo un'altra sedia, abbiamo delle scatole, diverse scatole Oregon, poi abbiamo dello scatolame e qui attorno alla campana della raccolta differenziata del vetro tanta carta che non è carta vetrata. Guarda qua, guardiamo qua. Cari palermitani, siamo bravi, tanto bravi a lamentarci che paghiamo TARES, che non abbiamo servizi, ma questo servizio all'ambiente, questo disservizio, chi lo crea? Persino sotto c'è un divano e non siamo di certo nel salotto della città. Questa è la mia cara Palermo, questa è via San Polo e questo è quello che è stato creato e non di certo dalla natura. Vergogniamoci.